Anche il comune di Castel di Sasso, ora il monumento dei caduti, appena inaugurato adiacente al municipio. Una cerimonia alla grande, ben organizzata e con tanto di banda di bersaglieri, tanti cittadini e le numerose autorità civili e militari presenti. Il monumento è stato poi benedetto dal parroco Don Paolo Vitale alla presenza del sindaco Davino, rigorosamente con la fascia tricolore, e soddisfatto per la realizzazione del monumento che nel piccolo comune mancava. Da oggi si colma un vuoto molto importante nella nostra comunità, un vuoto che andava colmato già forse da un po' di tempo e che rende gloria e onore a tutti coloro che hanno dato la vita anche nel nostro piccolo e ci è stato dato un contributo molto importante per la conquista della libertà, del nostro benessere. E per, come dire, la libertà del popolo intero, del paese, il contributo dato alla nazione anche da Castel di Sasso è un contributo molto, ma molto importante. Presente anche il presidente del Consiglio regionale della Regione Campania, Gennaro Oliviero, che ha sottolineato l'importanza della giornata per Castel di Sasso e l'intera comunità. È importante stamattina ricordare soprattutto gli eroi che ci sono stati di Castel di Sasso, che hanno partecipato nel passato a garantire la nostra libertà, la pace, in una fase come questa, nel nostro, nel mondo intero, dove la pace è messa sempre in discussione. Nessuno immaginava che la guerra arrivasse nel cuore dell'Europa ed è arrivata, nessuno immaginava che in Palestina si riaprisse un fronte così importante. Queste vicende ci fanno pensare, il ricordo di chi invece ha combattuto per la libertà rafforza per noi l'idea di pace. Infine, ma non ultimo, è stato il dottor Giovanni Simeone a ricordare come questo evento sia importante per non dimenticare chi ha dato la vita per la nostra libertà. Credo che il ricordo sia un dono che solo l'uomo ha, perché può riportare alla propria coscienza quello che è il passato, quindi può farlo rivivere e può anche trasformarlo, può arricchire. Un ricordo che viene alla coscienza si arricchisce sempre di più di qualche cosa di nuovo che serve al momento in cui uno sta vivendo la propria vita, nel tempo, nella storia attuale. Questo credo che sia, credo che questo ricordo deve omaggiare tutti quelli che hanno dato la loro vita per il nostro futuro, per la nostra libertà, per quello che noi stiamo godendo. Da Castel di Sasso è tutto, Lorenzo Applauso e Gianni Scirocco per casertasera.it.